Benvenuti in questa nuovissima puntata di Magic Scimmia. Oggi la scimmia è venuta a me. Ho trovato queste carte in soffitta. Varranno qualcosa? Lo scopriremo tra poco. Benvenuti su Magic Scimmia. Benvenuti. Sono Yakuza con Pinanza. Pino Pinanza. Ospite speciale, ospite d'eccezione. Colui che ha trovato questo sacco di magic. Sacco profondo. Che ora andremo ad esaminare. Abbiamo sculato il Black Lotus. Taglio di brutto. Ovvio che lo taglio. Sarebbe stato bello. Ti guardo malissimo appena ti guardo malissimo. Tanto tagliamo, vai. Sì, ma non dire c***o. Poi io devo tagliare, cioè. Ok, vediamo cosa troveremo. Prenderemo dei mazzetti, estrarremo dei mazzetti casuali e cercheremo di individuare le migliori carte, quelle magari degne di nota. Vediamo. Al contrario. Vabbè, poi le giriamo. Allora, lavaggio del cervello, quello che ci vorrebbe a Pino. È lunga qua, sì, ma infatti direi allora la creatura personale non può attaccare se su controllo spende 3 ma spende. Niente. Questa bella dovremmo fare. Niente. Pari circolo di protezione. Secondo me non valgono niente. Dai, su. E andremo a vedere, ma secondo me non valgono niente. Le stai mettendo da quelle. Metti carte artwork. Degne. Sono tutte degne, sono vecchie. Guarda qua. Non vale niente. Questa non vale niente. Un angelo custode. Intanto cercatemeli allora, cercatene qualcuno. Così potete dirceli subito. No, ce l'avete un telefono? Voglio spiegare i bordi bianchi perché non. Dai, vale quella lì vale, bianchi. No, quel bordo bianco. No, perché non valgono quelle col bordo bianco? Potremmo spiegarlo. Spiegalo. Perché sono ristampe solitamente quelle col bordo bianco. Diciamo. Marmaglia. Oh, quella lì valeva. Marmaglia. Questo vale qualcosa. Cioè, nel senso, secondo me un'eurata questi due lo possono valere. Un'eurata tutti e due? Un'eurata a testa, sì. Controllateli. Bellissimo. Non hanno cose, sono della prima edizione. No, non è vero. Non so, saranno ristampe, però comunque degne. Sono del 90. Questa è del 95. Però non si sa mai che c'è qualche beta, eh. Magari. Incanta creatura morta. Questa ci darei un'occhiata. Sacrificio vale qualcosa. Anche quel Questa mi sembra di no. Ah, un rito oscuro. Oscuro, sempre degno. Io sono contro quel tipo di carta. Però ma queste che edizione sono? Sono belle vecchiotte, sono quasi tutte. Questa per esempio è del 95. Ma sono delle prime edizioni. Sono i primi anni in cui le magiche uscivano sicuramente, sì. Però non vuol dire che questo. Cioè non vuol dire che sono carte costose, ecco. Però in quell'edizione lì non c'erano comuni, non comuni, rare. Sì, c'erano. Magari non era segnalato. Però non era segnato non magari era con segnalato il colore. Con il colore no, del simboletto. Colore, no. Con il simboletto, però come faccio a capirlo se non c'è il simboletto? Non capivi. Devi essere sgamato. In più le alfa e le beta hanno solo il nome del disegnatore e basta. Quindi sappiamo per certo che non sono né uno né l'altro. Ok. Dateci un occhio anche voi. Non ci sono anni. Quella lì col bordo argentato, niente. No, questa qua è una carta scherzo. Bellissima. Aninged, se non sbaglio. Bellissima. Ecco, cioè, questa è fuorviante, però vedi, c'ho le scrittine sotto. Quindi vuol dire che non è né alfa né beta. Scava gallerie, io ci darei un'occhiata così, giusto per. Ecco, vedi. Alfa vale 24 euro.
è bella. Dai 24 ai 50 euro, però questa non è la mia idea. Questa è bellissima, sì. Bellissima. Guarda che questa vale, l'elementale vale, eh. Dicelo nei commenti se stiamo miscliccando, ma non penso. Sì, esatto, se vedete qualcosa interessante che magari noi non conosciamo. Quel bellissimo il simboletto dell'espansione. Ma questo Odissea forse? C'ho solo un artefatto. L'espansione. Ah, granata goblin. Questa, sai che forse qualcosa. Tenuta male, eh. Molto male. Molto male, sì, sarà in morte. Questa, sarei curioso di vederla. Dai, questa male. C'ha le scritte sotto, vedi? Non la ristavo. Allora, al primo round comunque abbiamo trovato, tra le carte che ci incuriosiscono, che, di cui poi andremo a scoprire il prezzo, due Caprimulgo, due Riti Oscuro, un Animari Morti, un Goblin Granata, uno Spettro Ipnotico, un Cavaliere Nero, un Soffio del Drago, Tranquillità e Sacrificio. Andiamo avanti? Andiamo avanti, direi che niente. Andiamo avanti, il Signore dell'Abisso, Lord of Pit. Comunque io lo terrei un attimo così che ci si può dare un'occhiata. Ovviamente le carte sono tutte belle conciate. Comunque bellissimo ugualmente. Ma questo è possibile che... No, sono questo, nuove questo. Demonietto provocatore. No. Ah, tocco di Gea. Questo qualcosina sicuramente questo, sì. Vale. Troppo della palude. Bello quello. Ah, questa qualcosa varrà. No. Per niente. Brutta, eh? Vieni qui, vai. Cosa succede? Abbiamo trovato qualcosa? Cioè, ce n'è un paio da 3 euro. Neutralizzo... C'era un paio da 3 euro. Neutralizza una magia nera nel momento stesso in cui viene lanciata. Tale abilità viene utilizzata con la velocità di un'interruzione, ma non può influenzare le carte nere che si trovano già in gioco. Ah, questo è forte. Un'occhiata ce la darei. Tenuta un po' male. Peccato. Quelle paludine. Quelle terrore. Terre valgono sempre qualcosa, però comunque non tanto quelle di base. Per quanto vecchie siano. Questo sarei curioso. Un altro terrore. Sono veramente vecchie queste carte. Dai, questa vale, questa vale. C'ho già il simbolo e non si sa. Ma non vuol dire, cioè può essere anche molto vecchia con un simbolo. Aspetta, ma quelli lì... Un altro terrore. Questa c'è da guardarci, Rodimidollo. Lui è fenomenale. Dai, paura. Non vale niente, però è forte. Se fai un mazzo topi con lui. Questa la controllerai. Morsa maledetto, noi. Maledetta. Non sappiamo niente. Anche per noi non abbiamo visto le carte prima di fare il video, quindi un altro stupaccio cattivo. Dai, palma, quello gli pareva. Andiamo avanti con un altro mazzettino.
Andiamo avanti. No. Mi vuoi dire di no? Dimmi di no. Questa io la controllerei, è una carta molto forte secondo me. Cioè, può essere molto forte. Bellissima, molto forte, sì. Anche questa? No, secondo me no. Questa è bellissima, veramente. Una controevocazione, bella vecchiotta, non so se vale qualcosa, ma... Quel serpente non vale nulla, questo qua. Canta terra, quando la terra è incantata con questa magia viene tappata e viene più invece da due danni al controllo della terra. Bello, comunque. Flusso di energia. Tra l'altro ce l'abbiamo sia col bordo nero che col bordo bianco. Sì. Poi ce le controlleremo tutte e vedremo un po' i prezzi. Ah, qua c'è una spina magica. Un terrore. Oddio, sistema di guardia. Questo. Sfera di legno, non la ricordo la sfera di legno. Gli artefatti valgono, non tutti. Un euro così. Io purtroppo non oggi. Tutti, però sì, meglio guardare. No, questa deve valere qualcosa. Ok, benissimo. Partiamo con il recap di quello che abbiamo trovato. E abbiamo trovato questa occhio di pesce che ci incuriosiva. Sì, intorno ai 10, poi lo vediamo più nel dettaglio. Morsa maledetta. Vabbè, queste probabilmente non varranno molto, ma ci piacevano, giusto per ritornare un po' nel clima di Ursa, che è la guerra dei fratelli. Esatto. La triade ci vuole. Juggernaut. Monolite di basalto, mitico, bellissimo, incredibile, il leggendario. Tocco di Gea. Non abbiamo guardato questa, ma sicuramente qualcosa. Spettro ipnotico. Flusso di energia. Questa sta intorno ai 4 euro, poi dipende dalle condizioni. Basta. Animare i morti. Intorno ai 3 euro questo. Ornitottero. White Knight. Questa bellissima. Morsa maledetta. Soffio del drago. Fiamma gemella. Mutazione instabile. Dragone. Il griffin. Un altro animale dei morti, il signore dell'abisso, un soffio del drago, un cavaliere nero, tranquillità, sacrificio. Pesante questo artwork. Rito oscuro. Tre riti oscuri. Scava gallerie, io ci scommetto che questo qua è carta igienica. Carta igienica, sì, anche secondo me, però... Sembra. La Goblin Grenade così, secondo me... Potrebbe non essere carta igienica, dai. Citti. Ma. Caprimulgo. Rodi Midollo. No, Caprimulgo... vedremo. Rodi Midollo. Spettro di Ghoul Draz. Questo carta igienica pieno. Ok. Siamo proprio... stazza nel bar. Carta da Q. Questo cosa c'ha sopra poi? Bello, del fango. Interessante. Fango oppure... o altro, bene, meglio non scoprirlo. Ornitottero. Dai, l'ornitottero. Sai dove ti porta. È un altro capimulgo che ti può sempre aiutare anche lui a volare, a fare prima dell'altro. Sei... È un Juggernaut. Il leggendario Juggernaut. Sono soldi. Vedremo, qualcosina sicuramente c'è. E ora esamineremo i prezzi del nostro presentatore. E
chi avrete delle carte del nostro presentatore. Dovete esaminare ogni singola carta comunque. Mannaggia, ci vorrà un sacco di tempo. Pile su pile di carte che non esamineremo mai. Sì, no, carta igienica. E niente, dai, da Magic Scimmia qua abbiamo chiuso per sempre. E ci vediamo presto. Bella.